Saluti dal bot di Düsseldorf, la fiera che dice ultima chiamata se hai ancora la tua barca pronta per quest'estate. E qui hai voglia di sceglierne di barche, ce ne sono da 3 a 35 metri, realizzate dal più piccolo cantiere che ha il suo mercato localizzato a quelle dei più grandi player mondiali. Tantissime ovviamente anche le novità, i debutti mondiali, c'è ad Azimut per esempio che ha presentato l'Atlantis 51 e il Fly 55, c'è Cranky che addirittura si è inventato una nuova tipologia di barche, quella dei crossover. E qui in Germania a Düsseldorf ha presentato la T36, c'è Monte Carlo Yachts ad esempio che ha presentato 3 progetti che realizzerà nell'arco dei prossimi 2 anni, insomma tantissime le novità, tantissimi player e tantissimi anche visitatori, un'atmosfera molto positiva, ho visto facce soddisfatte e contente, quindi non ci resta che vedere in questo filmato che cosa abbiamo scoperto qui al bot di Düsseldorf. Nonostante il bot sia uno degli ultimi appuntamenti nel calendario delle fiere di interesse mondiale, riesce a essere una kermesse ancora ricchissima di novità, non solo di barche al proprio debutto, ma anche di anticipazione di nuovi progetti che vedranno la luce nella stagione a seguire. Sono davvero tante le novità e commentarle tutte nel breve tempo a disposizione di questo video sarebbe impossibile. Vi proponiamo allora una rapida carrellata per cominciare almeno a farvele vedere per poi approfondirle in servizi a loro dedicati.
dopo le premiere mondiali, ecco alcuni progetti che vedremo debuttare come novità 2019. Cominciamo da Absolute, che presenterà due nuove navette, la 48 e la 67. Se di quest'ultima non è stata ancora rilasciata nessuna informazione, della navetta 48 possiamo cominciare a vedere i primi rendering. Si tratta di un 48 piedi con tre cabine, due bagni e un salone avvolto in un ambiente praticamente tutto vetri. Due novità anche da Azimut. Non ci sono immagini, ma vale la pena almeno una citazione sul 32 metri della linea grande e sull'S6, un 18 o 19 metri che implementerà la gamma dei grandi hardtop del cantiere piemontese. È noto invece il periodo del varo del nuovo Ferretti 670, che è previsto per l'estate 2018. Nuovo 20 metri con tre cabine e tre bagni, più un vano a uso ufficio o, come layout in optional, con salottino o con quarta cabina con lette a castello. Monte Carlo Yachts ha invece annunciato ben tre nuovi progetti da varare nei prossimi due anni. Il cantiere mantiene il massimo riservo su tutto, ma possiamo già dire che fra questi c'è anche la nuova ammiraglia della gamma, che si posizionerà sopra l'attuale modello di vertice, che è il Monte Carlo Yachts 105. Chiudiamo con il brand Riva, che si aprirà al 2019 con un nuovo 90 piedi fly. 28 metri e mezzo la lunghezza fuori tutto, ma con la sua lunghezza scafo di 23 metri e 98 rimane nella categoria delle imbarcazioni da diporto, senza gli oneri dunque dei super yacht. Allora vi saluto e il prossimo appuntamento è a Miami e vi faremo avere notizie anche da quella fiera. Nel frattempo continuate a seguirci su www.boatmag.it per avere tutti gli approfondimenti su quello che avete appena visto e anche sulle anticipazioni di quello che si vedrà a Miami, oltre a tutte le news del mercato nautico come al solito. Allora vi saluto ancora e vi rimando alla prossima. Ciao!